Con Gianluca Peciola, autore del libro La linea del silenzio, una presentazione a Roma, a Casetta Rossa, spazio pubblico autogestito, martedì 9 aprile 2024. Ben trovato. Ciao, ciao, grazie innanzitutto. Cos'è questo lavoro? È un lavoro che viene da una storia personale, che è una storia degli anni 70, però forse è anche una storia che ha un passato ancora più profondo, perché se non ha conosciuto le parole giuste fino adesso è perché forse i suoi protagonisti avevano le radici negli anni, forse dopo la prima guerra mondiale, per la prima e la seconda guerra mondiale, e poi la storia si sviluppa negli anni 70, per cui è come se i protagonisti avessero una parte del loro spazio di azione, della loro cultura, della loro mentalità negli anni 70, ma con i valori che invece sprofondano negli anni del primo dopoguerra. È una storia familiare, è la mia storia. Un libro autobiografico, come si dice, un memoir, ed è la storia di un bambino, poi di un ragazzo che scopre la propria famiglia per traumi, perché è una scoperta che arriva quando ho 10 anni e in quell'età mi viene detto che mio zio e mio padre, fondamentalmente, mi vengono svelati i legami familiari più profondi quando sono piccolo, ma quando ormai è tardi, per troppi anni ho dovuto mentire sulle fonti di legittimazione primaria e sulle origini. E quindi scopro attraverso una comunicazione fredda, essenziale, da parte di una madre che ha la testa negli anni 70, ma le radici nel primo dopoguerra, scopro chi è mio padre e chi sono i miei fratelli. Come nasce questo libro? Fa parte del processo di scoperta o è un'elaborazione della scoperta? Questa è la domanda, perché effettivamente uso un termine freddo, non sintetizzo, non arrivo a delle conclusioni rispetto a quella che è la mia storia, al significato della mia storia e poi scrivo. Capisco alcune cose della mia famiglia, dei legami, dei motivi che hanno portato a mantenere, a custodire questo segreto mentre scrivo. E quindi è come se il libro fosse anche una sorta di percorso, insomma, di moda, insomma, dirlo, diciamo, terapeutico, ma forse più che terapeutico sarebbe di autoconoscenza e di conoscenza dei motivi che hanno portato a costruire quelle relazioni, a vivere quelle relazioni. Quindi ho capito quello che è successo, forse non anche il tutto, forse lo capiranno più i lettori leggendo, questo potrebbe essere un'altra chiave, e scrivendo, riprendendo le foto di famiglia, parlando con i miei parenti, cercando di capire cos'era quel legame tra mia madre e mio padre. Sembrava qualcosa di proibito e forse anche, tra virgolette, sporco, o comunque qualcosa da non dire, perché se mi viene detto di non dirlo ci deve essere un motivo, e poi invece scopro che è tutt'altro e che forse la storia è anche una storia bella. Come è stato accolto dalle altre persone che compaiono nel libro? Beh, la storia di mia sorella è storicamente nota, lo dirà lei, però i protagonisti non sono tutti viventi. Diciamo che una parte della famiglia, ecco, diciamo che hanno capito la necessità, forse anche una sorta di contraccolpo rispetto alle origini profonde del libro. Cioè, per anni ho dovuto vivere la clandestinità di rapporti profondi, di legittimazione familiare. È come se ci fosse stata una compensazione. In questi mesi, in questi anni di lavoro, è come se avessi voluto riparare un torto subito. Non so come si sente la parola giusta, o se i termini sono giusti per spiegare il significato, però forse sì, nel senso che negli anni cruciali della formazione di identità, quando prendi la parola, inizi a chiamare le cose col loro nome, ti viene impedito di chiamare tuo padre, papà, e ti vengono scompigliati i nomi della realtà familiare e affettiva, e quindi ti viene in qualche modo imposto di vivere la clandestinità degli affetti principali. Poi quando sei grande è come se tu dovessi dire al mondo il contrario, cioè la verità. Penso che sia successo un po' questo. Davanti a tutti mentire, davanti a tutti dire la verità. Come se la storia avesse voluto riprendersi il suo giusto equilibrio. La mia storia, la storia nostra. Rappresenta per certi versi anche un'anomalia rispetto all'editoria legata alla lotta armata. Hanno parlato i lottarmatisti, hanno parlato le loro vittime e stavolta invece è un familiare di una lotta armatista che ne parla.
In effetti sì, è questo. Ovviamente il libro parla della storia con chi poi si scoprirà essere mia sorella, ma in realtà parla anche della storia familiare degli anni 70, di che cosa poteva significare essere una famiglia proletaria comunista negli anni in cui la lotta armata faceva la storia politica contemporanea, quindi i comunismi a confronto, un comunismo armatista che praticava la lotta armata, che entra dentro la famiglia e si scontra con un'altra visione invece più semplice dell'idea del comunismo. Quindi ci sono tante chiavi di lettura, c'è la chiave di lettura di un figlio non riconosciuto, c'è la chiave di lettura della scoperta di un padre, di una sorella, c'è la chiave di lettura della trasformazione della storia repubblicana dagli anni in cui il conflitto era fin dentro casa, no? La violenza politica erano rinforzati in qualche modo, erano anche riconosciuti, erano compresi, perché comunque forse la lotta partigiana e la violenza politica della guerra degli anni 60, degli anni stessi, non era poi così lontana. Quindi il tema della violenza era forse più vicino, no? E quindi la mia famiglia l'ha sempre rifiutata, la violenza armata l'ho rifiutata io, però poi ce la siamo trovata dentro casa in qualche modo, e quindi tutto questo come poi si compone dentro una storia familiare che deve fare i conti con questi incontri, con questi scontri, perché è il fatto che comunque è un tuo affetto strettissimo che prende quella via drammatica, e comunque ci devi fare i conti. Quindi c'è anche la storia dei familiari dei brigatisti e delle brigatiste, che è un'altra storia, una storia anche poco conosciuta, di persone che hanno dovuto fare i conti con un clima al terrore che rispondeva col terrore, e quindi in qualche modo siamo dovuti stare dentro un clima in cui venivamo indicati, messi all'angolo, eppure scattavano meccanismi tra familiari anche di solidarietà, no? Portare il pacco in carcere, mettersi d'accordo sulle visite, parlarsi, capire a che punto stanno i processi. Io l'ho visto da piccolo, sentivo tutte queste cose dal piano di sopra, queste discussioni tra i grandi, però le sentivo perché capivo che stava succedendo qualcosa nel piano di sotto. Come ti senti alla fine di questo percorso, alla chiusura di questo libro? È come se avessi rimesso a posto le cose, dato i nomi giusti alle persone, ai ruoli, agli effetti. Insomma, come si dice, un romanzo di formazione è vero, nel senso che è accaduta una formazione non soltanto interiore ma anche esterna, se vuoi, nel senso che ho rimesso mio padre nell'album di famiglia, e quindi questo significa tanto per me, significa anche tanto per mia figlia, significa tanto per i miei effetti. Penso che questo è il valore personale più grande. Spero che sia anche bello dal punto di vista narrativo, perché non è che uno deve comunicare una sorta di lavoro interno necessariamente, non è un obbligo, però spero che tutti questi significati poi siano utili a capire non soltanto quello che è successo a me, ma soprattutto quello che succedeva in quegli anni, e forse quello che succede negli affetti di fronte a stravolgimenti importanti come quelli che ho vissuto io, ma che ha vissuto anche una generazione intera. Per questo forse c'è anche il pensiero, una piccola ambizione di parlare a una generazione che ha vissuto quegli anni. E poi c'è anche un'altra storia che è la nostra, Federico, cioè che è quella che hai scritto anche tu, che è poco conosciuta, comunque la storia del nostro, dell'autonomia degli anni 80, che fino all'ultimo ci ha pensato e l'ha praticata la possibilità di una rivoluzione, cioè mentre i grandi, questo è un altro significato ancora, un'altra chiave di lettura, dicevano che stavamo vivendo di flusso, noi eravamo adolescenti, mentre sì, loro elaboravano la sconfitta e facevano i conti della sconfitta, noi dovevamo invece fare i conti con la ricerca della vittoria, che noi volevamo vincere ancora in quegli anni. Quindi c'è anche quest'altra chiave di lettura, l'importanza di un movimento come il nostro, come quello della Autonomia Operaia, che è stato un movimento per noi bello, appassionante, estremo, però anche cruciale per la nostra formazione, cioè penso che un po' ci ha salvato. Questo è un altro paradosso politico, etico, la violenza politica, perché abbiamo anche, possiamo dire nel libro, non lo nego, abbiamo anche praticato non la violenza armata ma la violenza politica, è stata una strada che per noi voleva dire, no, essere comunitari, voleva puntare a cambiare il mondo, e tra l'altro dentro una condizione così distante dal presente, che ci pensi, perché allora eravamo una forza politica popolare, proletaria, radicata nei territori, nelle case occupate, era una cosa bella, estrema, combattiva, quindi tiene un po' anche un po' di senso nostalgico nel rapporto del passato, nel rapporto a quello che vediamo oggi. Il libro La linea del silenzio, una presentazione a Roma, alla Casetta Rossa, spazio pubblico autogestito, martedì 9 aprile 2024. Un saluto e un ringraziamento all'autore Gianluca Peciola. A presto! Grazie a te, grazie a voi.